sì, mi fanno avvelenare queste cose, mi fanno avvelenare, ti giuro, da prima basta. Basta? Che questa la tagli, sì. La taglio. Questi sono i VS proprio stupidi. Guardi, si scherzi, prego, non la mente sta parte. Mi chiamo Gabriele Vagnato. Spesso mi perdo in un bicchiere. E questo è il mio social network. Chi se ne frega nel 2021 delle lettere romantiche o delle serenate sotto la finestra? L'amore oggi nasce con una reazione ad una storia Instagram e questo vale soprattutto per i personaggi famosi che ogni giorno si fidanzano tra di loro e grazie alle loro foto di coppia ottengono molti più like del solito. Quanti like ha fatto la prima foto che avete postato? 600.000. Oggi il vero amore ai tempi dei social ce lo raccontano proprio loro. Io sono Marta Losito. Gianmarco Rottaro. Una coppia con rispettivamente 2,2 milioni di follower. Io ho quasi 1 milione di follower. A cui piace molto definirsi: io sono il diavolo, io l'acqua santa del web. Che ci svelano una cosa che nessuno poteva neanche lontanamente immaginare. Secondo voi c'è qualcuno che sta insieme solo per i social e per i like? Sì. Secondo me sì. Voi no invece? No. Ma facciamo un passo alla volta. Oggi trascorrerò una giornata insieme al diavolo e l'acqua santa del web, che ci tengono a spiegarmi le regole del vero amore secondo loro. Litigi sani per giuste motivazioni. A volte litighiamo perché magari io gli dico che quel pantalone non sta bene con quella maglia, ma non lo faccio perché lui dico che si veste male. Una sera vi faccio un esempio, sì. Andiamo a andare in Porta Venezia. È un luogo dove si fanno degli aperitivi, ok? Anche abbastanza chic, cioè non è un posto così amatoriale di cagiottare come te. E insomma, quella volta lui si è messo questi pantaloni vecchissimi, ok, veramente vecchissimi, sbiaditi, come una cosa schifosa, come se non... Ma non è vero, non mi fa paura. E quindi è successo che un po' me la sono presa perché ovviamente ho detto che andavano bene, ma non per quello che ogni... Ma oggi... Ma se ogni volta che vai a fare shopping mi dici: ah, vuoi ora che ci fossi tu? No, penso a te, penso, c'ho la fobia in testa che se prendo un vestito che non va bene, magari tu arrivi a casa e mi dici: no, vabbè, ma che cazzo hai preso? Per me i vestiti sono importanti. Per i personaggi famosi i vestiti sono la cosa più importante, ma per una coppia di personaggi famosi vengono subito dopo la casa nella quale si abita. Ma perché hai scelto proprio questa casa? Perché per stare anche più vicino alla mia ragazza, che abita proprio al sesto piano. E tu abiti? Al terzo. Ma questa casa qua, per esempio, si può dire quanto la paghi al mese? 1660 euro. 1662? Perché l'altra metà la paghi tu? No. L'idea è quella di andare a convivere, secondo te, un giorno? Senza sì, tra un po', sì. Cioè, non tra un po', nel senso tra un po' di tempo. Non lo so, tra e quanto. Tu che dici? Tra un bel po' di tempo. Sì, 2 settimane fa gli ho messo la lavatrice su, cioè che comunque doveva farla partire lui alla sera, quindi non volevamo far partire la lavatrice, ho detto farla partire domani. Erano passate 2 settimane, sì, vabbè, era ancora lì. Litigare troppo può rovinare il rapporto. Sì, mi fanno avvelenare queste cose, mi fanno avvelenare, ti giuro, da prima basta. Basta? Che questa la taglio, sì. La taglio? È proprio sì, è proprio... Perché? Perché mi gira il veleno, veramente il veleno. Perché ti viene il veleno? Perché non è vero, perché sono cose che racconta in un modo, cioè, che non è davanti alle idee. Ci litigo molto spesso per queste cose qua, sì. Però tu un po' all'inizio le guardate i follower? Mai. Lui mi ha detto che mi seguiva un sacco, ma proprio come fan, nel senso che lui guardava. Ma certo, no, di giuro, cioè, no. Devi essere proprio stupidi. No, aspetta. Non ti. Sì, no, a parte di scherzare, prego, non la mente sta parte. Vabbè, tagliamo anche questa. Prima di uscire, però, dato che Marta ha più follower di Gianmarco, ci tengo a sapere. Ma secondo te guadagni più tu o lui? Non lo so, dipende. Cioè, visto che tu hai più follower, no? E ci sei da più tempo, anche guadagni più tu? No, perché non vuol dire che se hai tanti follower sarà più tempo sui social, vuol dire che guadagni di più. Quindi guadagni più tu? Non è detto nemmeno questo. Darsi attenzioni e viziarsi non in modo scontato. Ma di culo, Gianmarco. Ma di culo? Sì, ma poi prendete dietro. Per Marta il vero amore è anche questo. Oltre a... Ma se non ti mette like, ti incazzi? Sì. Quindi la convivenza... Ancora? No, veramente, sta cosa no. No, sta cosa no, perché non è vero. Sembra che io non ho una vita.
cioè io veramente ho una vita, ho tante cose da fare, quindi convivenza proprio no. L'idea è quella di andare a convivere, secondo te, un giorno? Sì. Dopo questa piccola incomprensione è tempo di andare, perché la quarta regola del vero amore per Gianmarco è organizzare nei minimi dettagli pranzi e cene o situazioni romantiche. Siamo arrivati al picnic organizzato da Gianmarco. Ma io mi sento come se stessimo seduti sulla cacca. È però è romantico che ci pensi, no? Tu prima mi hai detto che un segreto del vero amore è organizzare tutto nei minimi dettagli, no? Sei soddisfatta di questa organizzazione? Vabbè, come no, dai. Vuoi prendere qualcosa da bere? Cioè, perché ti sei accorto che faceva un po' schifo? Faceva un po' schifo sta situazione. Ma Gianmarco, che ha organizzato nei minimi dettagli, ha fatto mettere appositamente all'interno del parco un chiosco di palloncini. Voglio un palloncino. Ho la carta di credito, non so se l'accettano. Ma sì, la prendono sicuro. Compra il palloncino. Compra il palloncino, la fidanzata. Cioè, sei un tirchio incredibile. Quanti follower c'ha? Quasi un milione, manca un palloncino. Vabbè, forse non l'ha fatto mettere appositamente, ma comunque almeno per sbaglio di lì c'è passato. Senti, l'ho. Sei fortunata. Ma me lo compri pure a me di che Batman. Di Batman, ne compro uno a te e uno a lei, sì. Se non costano troppo. Ma un milione di follower. Alla fine avevo ragione, non costava troppo. Ma cosa vuoi che sia? Un Batman e una principessa? Per uno che ci tiene ai minimi dettagli e che ci tiene molto anche alla quinta regola del vero amore: conoscere ogni singolo dettaglio dell'arte. Dove è stato il vostro primo bacio? Scrivete, vai. Non copiare, eh. Non fare il copione. Allora, al mio 3 giriamo. 1, 2, 3. Allora, tu che hai scritto? Festa di Natale. Festa di Natale. Tu hai scritto casa di Gianna a Milano. Ops, ho sbagliato. Ho sbagliato, mi sono confusa. Amo, scusa, mi sono confusa. Vabbè, può succedere a tutti. No. Può succedere a tutti. Ti arrabbiato? No. A quanti anni Gianmarco vorrebbe sposarsi? 1, 2, 3. 30, 28. Dai, più o meno, due anni in più, due anni in meno. C'è l'idea di sposarsi? Ma bello mio. E in realtà, visto che sarà un po' stile americano, lui sta benissimo col viola, lo vorrei tipo con la camicia bianca e la cosa lilla. Ah, quindi, no, cioè, ha pensato... Ma te ne frega un cazzo. No, no, così. Dico, sto pensando che ha già pensato a come mi devo vestire al matrimonio. Pensa un po' a quando me devo vestire. Quindi non... pure le damigelle? Sì. Quindi praticamente non rimane niente da decidere. Tu che decidi? I centro tavola glieli fai decidere a Gianmarco? No, ovvio, l'ho già scelto io. La prima cena dove è stata? Allora, giriamo al mio 3, 1, 2, 3. Ecco qua. Tu scrivi Mi scusi, che è un ristorante di Milano. E tu che hai scritto Terrazza Duomo. Vabbè, cosa vuoi che sia? Qualche piccolo errore su 3 domande così difficili. Ma invece il regalo più costoso che lei ti ha fatto a te? Forse la vacanza. Dove lei mi ha pagato... Ah, ti ha regalato la... Sì. Ah, e quanto è costato? Un bel po', penso. Quanto è costato? Ma l'hotel era tipo il più bello di Ischia. Ecco, quindi? Sarà stato 5.000 euro una settimana. Il loro appuntamento continua nelle vie della moda, perché, come dice Marta... Per me i vestiti sono importanti. Ti tocca spendere oggi. No. Mica è un compleanno, mica è qualcosa di speciale. Giustamente. I marchi che ti piacciono di più? Allora, Dior sicuramente come marchio proprio più grande. Che nessuno pensi che l'amore di una coppia social sia solo palloncini e shopping, perché purtroppo loro devono sopportare anche delle cose davvero brutte, perché a non tutti i fan piace questa relazione. Quando avete detto che stavate insieme? Dopo un mese che stavamo insieme. Avete pubblicato su Instagram questa foto qua, raccontando quello che era successo. Quindi tipo che commenti mi hanno scritto? Tanto finisce anche con lui, basta solo aspettare. Lo schifo in persona, che stava meglio con altre persone. Fate cagare, cosa hanno di bello? Cagare fate. Cioè, state malissimo assieme, anzi, con nessuno state bene. Ecco. E praticamente la gente pensava che ci fossimo messi insieme, cioè perché ogni volta sui social si pensa che se si ufficializza una cosa
si pensa sempre che è falsa oppure che si è fatta solamente per hype o per i social. Ecco, ma io ti chiedo, vi chiedo anzi, ma secondo voi c'è qualcuno che sta insieme solo per i social e per i like? Sì. Ci sono delle coppie? Secondo me sì. Voi no, invece? No. La sua relazione attuale, quella nostra, è stata messa a paragone con quella precedente. Quindi ogni cosa era c'era un motivo per dover tirare fuori quel che c'era. Ma dopo questa giornata così romantica, finalmente ho capito il significato della parola amore. E per fortuna da oggi potrete conoscere anche voi il valore di questo sentimento, grazie alla prima regola, senza dimenticare la seconda regola: dedicare troppo può rovinare troppo. Questi devi essere proprio stupidi. Ma anche dicendo grazie alla terza, alla quarta: organizzare nei minimi dettagli pranzi e cene e situazioni romantiche. Puoi prendere qualcosa da bere. Cioè, perché ti sei accorto che faceva un po' schifo? Faceva un po' schifo questa situazione. E non capendo perché tutti accusino le coppie di famosi di stare insieme solo per convenienza, saluto Gianmarco e Marta che sigillano il loro amore lanciando nello spazio la principessa per gridare al mondo: viva il vero amore che fa fare 600.000 like. Amore, mi dispiace, sei diversa. Hai solo 2.000 followers, tra di noi non può funzionare. È finita.